fino a qualche anno fa, per i costruttori giapponesi era la gara più importante dell'anno. Oggi parliamo della 8 ore di Suzuka. Io sono lo Zam, questo è A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. Il fascino, l'atmosfera, la storia fanno della 8 ore di Suzuka una gara unica, entusiasmante, al di là del valore, purtroppo diminuito nel tempo. Fino a pochi anni fa, vincere a Suzuka era per Honda, Yamaha, Suzuki addirittura più importante che vincere in 500 o in MotoGP. Soltanto il titolo mondiale aveva più valore. Adesso non è più così, ma rimane una gara meravigliosa e Honda, padrona di casa, schiera appena può piloti di prima fascia. Quest'anno, tra gli altri, ci sarà anche Johann Zarco. Com'è la 8 ore di Suzuka? Che tipo di gara è? Quali moto correre? Ci facciamo aiutare da Roberto Rolfo che per festeggiare il suo 44esimo compleanno si è iscritto per la prima volta alla 8 ore. Tra l'altro, proprio a Suzuka, Rolfo aveva debuttato nel moto mondiale nel 1996, classe 250. È proprio Roberto Rolfo l'ospite della 171esima puntata di A Tutto Gas. Buongiorno Roberto, benvenuto, grazie di essere mio ospite. Buongiorno Giovanni, ciao a tutti, un grande piacere come sempre. Allora, tra l'altro sai che io c'ero quella volta a Suzuka nel 1996 quando tu debuttasti con la Honda 250. Mi sembra anche, Roberto, se non ricordo male, che eri caduto nelle libere o qualcosa. Ero caduto nelle libere, anche abbastanza forte, alla curva numero 3, la prima sulla sinistra, dove il muro una volta era anche molto vicino. E non era stata una bellissima esperienza. Poi mi sono ripreso bene, devo dire, poi ho avuto un problema con un'influenza molto forte, non stavo bene, mi sono ritirato anche in gara perché non ero assolutamente in forma. Peccato, però mi ricordo molto bene la pista, anzi me la sono ricordata anche adesso che ci sono tornato. sì, perché sei già andato a fare le prove. Allora, raccontami un po', prima di andare a parlare della 8 ore, volevo parlare un attimo di te. Come ti è venuta in mente questa pazzia di andare a fare la 8 ore di Suzuka, questo sogno, insomma, questa voglia che avevi? Beh, hai detto bene, era proprio un po' un sogno, perché da quando ho iniziato il Mondiale Endurance non sono mai riuscito a farla. La mia prima stagione nel Mondiale Endurance è stato il 2018. La 8 ore di Suzuka è sempre stata un po' una gara a parte, perché a parte il punteggio che danno nella EWC, nella categoria stock, dove ho sempre corso io, non era contemplata a livello di punteggio di gara mondiale, perché comunque è una trasferta molto costosa per i team europei, quindi diventava difficile per tanti farla. Addirittura non penso che in rare occasioni abbiamo visto dei team europei stock schierati, e quindi basta, mi è sempre rimasta quella voglia di fare questa gara in una pista che amo davvero, perché mi piace tantissimo. Oltre alla gara d'esordio ci ho comunque corso fino al 2003 e ho detto: dai, prima di non poter poi più correre, adesso ho compiuto 44 anni, tra l'altro il mio numero porta fortuna, ho detto devo riuscire ancora a fare una gara internazionale fatta bene, e Suzuka sarebbe veramente una cosa perfetta. E quando avevo cercato il team per correre, dato che quest'anno altre gare del Mondiale Endurance non le ho fatte, ho avuto qualche difficoltà perché non c'erano delle moto disponibili, e poi si è liberato un posto su questa BMW del team Etoile, ho qui sulla maglietta. lo porto sempre anche in allenamento, perché dai, è la mia squadra di quest'anno alla fine, anche se dovrò correre solo questa gara. Ho capito. Senti, Roberto, come dicevo nell'introduzione, allora io intanto ho avuto la fortuna di partecipare come giornalista, ovviamente, ma non come pilota, a 2-8 ore di Suzuka quando le fece Valentino Rossi nel 2000 e nel 2001 con la Honda e in coppia con Colin Edwards, e poi la vinsero nel 2001, nel 2000 si ritirarono, nel 2001 la vinsero. Allora, come ho detto, è un po' cambiata nel tempo, no, l'importanza della 8 ore di Suzuka, di questa gara, però il fascino è quello lì, insomma, rimane quello lì. Io mi ricordo questi appassionati giapponesi che poi facevano l'invasione della pista tipo a un giro dalla fine, trattenuti soltanto con dei tipo, sai, manganelli luminosi, dei poliziotti che facevano scudo con quelli, ovviamente da giapponesi nessuno si muoveva, però insomma questa atmosfera magica, eccetera. Ecco, per un pilota è così, ha questa atmosfera la 8 ore di Suzuka? Io l'ho sempre seguita dall'esterno, appunto in quegli anni in cui sei andato tu. Io correvo nel Motomondiale 250, non ho appunto avuto occasione in quel periodo di farla, però nell'insieme il Mondiale Endurance l'ho sempre seguito, mi è sempre piaciuta come
come specialità, ecco, le gare di durata mi sono sempre piaciute. E Suzuka, quello che mi ha sempre evocato come fascino particolare è proprio questa atmosfera, che devo dire che ho già riscontrato nei test che abbiamo fatto 15 giorni fa, perché c'era davvero tanta gente a vedere, e soprattutto tanta gente nel paddock che già mi chiedeva cartoline, autografi, si erano preparati le foto già pronte per essere autografate. Infatti adesso ho fatto stampare delle cartoline nuove proprio dedicate per l'evento, perché mi aspetto davvero tanta tanta gente. È bella l'atmosfera, vedo tanto coinvolgimento attorno, quello sì. Sì. Poi dopo lì incontri tutti i responsabili delle case giapponesi, insomma, è veramente un evento spettacolare. Ecco, Roberto, aiutaci a capire un attimo com'è il regolamento della 8 ore, quale moto ci sono, tu in che categoria corri, insomma, aiutaci un po' a capire, ti lascio ruota libera. Sì. Allora, il regolamento è praticamente lo stesso di tutto il mondiale endurance, o meglio, è stata comunque inserita una categoria super stock, quindi non ci sarà soltanto la parte EWC, che sta per Endurance World Championship, ovviamente, ma riguarda la parte moto preparate stile superbike, quindi anche a livello di, e soprattutto di cambio gomme, di sostituzione delle ruote, hanno gli sganci rapidi, quindi sono moto comunque ufficiali, possiamo dire, da un lato, perché comunque ci sono una serie di moto schierate direttamente dalle case, un'altra parte come EWC di team privati che però sfruttano la possibilità di avere questi sganci rapidi alle ruote, di avere delle moto a livello superbike davvero molto competitive. In abbinamento c'è questa categoria super stock, che invece è una categoria completamente derivata di serie, la stessa per cui in cui ho corso in Europa in questi anni, dove ho vinto anche i titoli con Motoain, con il team Yamaha Motoain. E la moto è strettamente di serie, o meglio, chi ha un prodotto pronto pista come la BMW che guiderò, l'RR1000M è una moto sicuramente già molto molto competitiva, che si avvicina alla superbike a livello di prestazioni. Infatti a livello di tempi non c'è tutta questa differenza, se non fosse per le gomme, che sono abbastanza diverse, gli pneumatici sono decisamente più morbidi sul lato EWC. Però possiamo sicuramente sfruttare la possibilità di avere già una moto in configurazione gara, ecco, quello sì. Yamaha al momento non ha una moto, visto che ho corso fino a poco tempo fa con Yamaha, non ha una moto a tale livello, ma ce l'avrà pronta a breve, perché anche loro faranno sicuramente un prodotto pista, super stock, visto che l'R1 non può più circolare su strada, ci sarà questa nuova moto pronta, quindi diciamo che la parte super stock è comunque una moto dedicata già alla pista, ma che parte da una base stradale. La differenza grossa delle WC, abbiamo gli sganci delle ruote, praticamente il sistema di smontaggio delle ruote è di serie, dobbiamo mantenere quello, quindi rispetto ai 10-12 secondi che perde le WC al box, e noi come sostituzione gomme noi ne perdiamo almeno 37-40 a fare un lavoro veloce. Ah, ok, questo è interessante, questo è molto interessante. Ecco, le WC sono paragonabili, giusto, alle superbike, Roberto? Non c'entrano niente, no? No, c'entrano assolutamente. Nelle gare di 8 ore soprattutto sono paragonabili alle superbike, perché essendo la gara decisamente più corta rispetto a una 24 ore o una 12 ore, possono permettersi di spingere il motore un po' più in alto, quindi arriva molto molto sì, molto molto vicino a quella che è la prestazione di una moto da superbike. La grossa differenza, appunto, la EWC la fa proprio in questa tempistica al box, quindi anche a livello tempi loro possono permettersi di andare con gomme più morbide, sia sull'anteriore, ma non tanto, se vuoi, più che tutto sul posteriore, dove poi si fa la differenza cronometrica, e cambiare praticamente gomme ogni ora, almeno il posteriore ogni ora. Noi alla fine ogni stint praticamente loro cambiano il posteriore, noi lo cambiamo ogni 2 e l'anteriore addirittura ogni 4 ore. Ok, ecco, il cambio avviene appunto ogni ora, grosso modo, è obbligatorio. Ci siamo persi? Ci sei? Ci sei ancora, Roberto? Mi senti? Era andato via un attimo, infatti. Eccomi. Sì, molto bene, tu? Eccomi, sì, ti sento. Allora, dicevo, Roberto, il cambio avviene più o meno ogni ora, giusto? O c'è proprio un regolamento che dice allora devi cambiare? Come funziona esattamente? Allora, il cambio pilota, diciamo che di base come programma si decide di cambiarlo ogni ora, o comunque si va in base a quello che è il rifornimento di benzina. Piste lunghe come Suzuka, come Spa-Francorchamps, ti permettono di fare degli stint intorno ai 50 minuti, mentre piste un po' più corte, dove la moto consuma meno, come Le Mans, si arriva all'ora, un'ora e due minuti, quindi qua è praticamente un'ora piena. Diciamo che da regolamento poi una squadra può decidere che cosa vuol fare, o meglio, se vuol fare due stint di fila con un pilota e poi cambiare successivamente, libera di farlo.
può gestirseli in maniera molto molto autonoma per quello. Diciamo che quello che decide sempre la sosta ai box è praticamente il rifornimento di carburante, perché ovviamente dopo, nel caso di Suzuka, dovrebbero essere 25 giri, dopo 25-26 giri bisogna per forza fermarsi a mettere benzina. Poi solitamente il pilota che gira di più è anche quello più veloce, perché magari la squadra chiede uno sforzo maggiore nel portare a termine la gara in posizioni buone, ecco, quello sicuramente. Ecco, ma c'è un numero minimo di uscite per ogni pilota o no? Allora, no, in realtà no, perché ad esempio in Malesia nella 8 ore, che era stata ridotta poi a 3 ore per il diluvio nel 2019, perché non smetteva più di piovere, la pista era completamente allagata, e abbiamo fatto poi soltanto 3 ore, e ho girato praticamente solo io, aveva fatto 15 minuti Mulhauser, il mio compagno, alla fine, e Ugo Clerc, che era l'altro mio compagno di squadra, non aveva praticamente girato. Quindi diciamo che la gara si può fare anche a due da regolamento, quindi se il terzo compagno ha un problema o viene deciso da parte del team di farlo girare meno, non, da regolamento non c'è nessuna problematica per quello. Ok, e invece la gara, se non mi ricordo male, parte alle 14, è possibile? Allora, hanno cambiato un po' gli orari in questi ultimi anni, parte alle 11.30 e si finisce alle 19.30, quindi la parte di buio è ridotta proprio al minimo. Ci sarà gli ultimi 20 minuti realmente scuri, ecco, però questo un po' per la questione che sul tratto veloce, soprattutto dietro, si vede davvero poco, con il fatto che, vabbè, sicuramente moto moderne, tempi moderni dove si tende ad andare sempre più forte, un po' come a Spa-Francorchamps, magari guidare di notte, c'era stata qualche polemica. Io non l'ho ancora provata realmente di notte, perché ai test abbiamo girato sì, ma in configurazione praticamente tramonto, quindi proverò la pista di notte in queste prove libere. Mi sembra già mercoledì sera ci saranno le prime prove libere in notturna, quello sì. Ecco, raccontaci un po' come è avvenuto l'avvicinamento, nel senso, tu hai già fatto un test, due test, quanti test avete fatto, come funziona adesso da settimana prossima in poi? Allora, diciamo che la cosa è arrivata proprio come dicevi prima, come regalo di compleanno, perché mi ero già interessato nel mese di febbraio per provare a fare l'autore di Suzuka, poi avevo trovato un posto quasi libero in questa squadra BMW in cui correrò, ma la decisione successiva era stata di far correre solo piloti giapponesi, dato che il team, anche se è una moto europea, è completamente giapponese. Erano stati poi loro a ricontattarmi nel periodo del mio compleanno, quindi al 23 marzo, dicendomi che ci sarebbe stato un posto libero, perché un loro pilota è impegnato con un accordo Honda per questa gara, quindi cambierà moto, e c'era un posto libero per me. Ecco che di lì ho cominciato di nuovo a prepararmi bene, non che abbia mai smesso, anzi l'allenamento fa sempre parte della mia giornata, però ovviamente guidare a certi ritmi era da un po' che non lo facevo, era dal Boldor dello scorso anno, quindi dal mese di settembre, e ho cominciato a riallenarmi seriamente anche in moto, ma la prima vera volta in cui sono salito in sella a livello mondiale è stato nei test di 15 giorni fa a Suzuka. Abbiamo fatto due giornate piene, sono andate molto bene, ero un po' arrugginito nella prima giornata, ammetto, ho fatto un po' fatica a ritrovare un ritmo buono, proprio per quello che dicevo, che ci vuole comunque sempre l'allenamento della gara, l'allenamento di un certo ritmo. Per me la moto era nuova, non avevo mai provato una BMW prima, ma mi è piaciuta tantissimo, è anche abbastanza facile, intuitiva, il telaio è un po' diverso da quello che ho guidato in precedenza, ad esempio dalla Yamaha, è un po' più difficile magari BMW da quel lato, però ha un motore, un'elettronica davvero uniche, cioè è proprio bella. Sì, molto evolute, il motore va veramente forte, quindi il secondo giorno è cambiato tutto, perché ho cominciato a scendere tanto coi tempi, ad oggi sono ancora un po' distante dai miei due compagni, diciamo che sul passo di gara mi manca un secondo, però vabbè, un secondo a Suzuka si potrebbe anche recuperare, perché a tornarci, a girarci in un certo modo, la pista è comunque lunga, dovrei riuscire a toglierlo. Ecco, il mio obiettivo è arrivare a livello dei miei compagni, poi magari loro avranno sempre un qualcosa in più, ma togliermi la soddisfazione di fare bene questa gara, anche perché questo team va forte, avevano fatto la pole position a Spa, cioè è un team di quelli che diventeranno il primo anno nel mondiale endurance, quindi è stato il suo primo anno quest'anno, ma a Spa avevano fatto la pole position, hanno girato veramente molto forte, la squadra è organizzata bene, in gara hanno chiuso poi sesti appunto in Belgio, però un team che secondo me per il prossimo anno potrà avere un potenziale di essere sempre là davanti nell'endurance, forse già da quest'anno. Ricordaci i tuoi compagni chi sono, Roberto? Allora, uno è un ragazzo giapponese che è Yudai Kamei, che corre nel All Japan Championship,
e ha corso ovviamente il Mondiale Endurance quest'anno, quindi Le Mans, l'autore di Spa, e lo concluderà insieme a questo team. E l'altro pilota è Ilcario Cubo, che corre anche nel Mondiale Supersport. Ho corso insieme a lui, che dovrebbe avere, se non sbaglio, 12 anni in meno di me, e avevo già corso con lui nel 2016-2017 nel Mondiale Supersport, le prime volte in cui ci siamo incontrati, quindi lo conoscevo già, diciamo, sono loro due, Ilcario Cubo e Yudai Kamei. Ok. Ecco, invece raccontaci cosa succede questa settimana. Tu vai a Suzuka quando? Quando arriverai a Suzuka? Io arriverò abbastanza presto perché abbiamo deciso di prenderci un giorno e mezzo, diciamo, per vedere un po' attorno, anche se ci sono già stato, ma visto che porto la famiglia e porterò mio figlio, così li facciamo ascoltare, visto che ha 2 mesi, li facciamo già ascoltare un po' di suono motori, che fa bene sicuramente. E quindi andremo giù tutti un giorno e mezzo prima praticamente, dopo inizierò le prove il mercoledì e devo già essere in pista il martedì, perché l'endurance solitamente come formula che si inizino le prove addirittura il martedì per quanto riguarda le 24 ore e il mercoledì per quanto riguarda le gare più corte, 8 ore, 12 ore. Appuntamento ovviamente martedì pomeriggio col team per pianificare le prove libere, giornata intera di mercoledì. Ci sarà un giorno dedicato alle verifiche e alle prime firme autografi, perché appunto tifosi ce ne saranno tanti, e anche alle man, diciamo che per la 24 ore di solito il pubblico comincia davvero ad arrivare già il giovedì, quindi giovedì è dedicato alle verifiche tecniche, verifiche piloti e già una sessione di autografi con il pubblico. Venerdì si inizia a fare sul serio, perché il venerdì ci saranno prove libere la mattina, prove ufficiali il pomeriggio, prove di qualifica, e secondo turno sabato mattina per poi cominciare con la gara la domenica, warm up e gara, ecco. Ok, sì. Ecco, mi sembra che la trasmette Eurosport, tu lo sai? Sì, sì. Sì, Eurosport dalle dirette praticamente di tutte le gare del campionato del mondo Endurance, anche perché Eurosport fa parte dell'organizzazione insieme alla FIM, e quindi hanno la diretta, diciamo, completa un po' di tutte le gare, addirittura Le Mans hanno fatto 23 ore su 24. Qui non so ancora se ci sarà la diretta completa, però la gara sarà trasmessa da Eurosport, quello sì. Ecco, quindi vi consiglio di seguire Eurosport se potete, e naturalmente su moto.it ci saranno aggiornamenti continui con il nostro René Pierotti, che sarà anche lui a Suzuka. Per lui è un debutto, e quindi insomma, Roberto, se incontri René Pierotti, magari certo. Non lo conosci, si presenterà, trattalo bene perché sarà emozionatissimo. Molto volentieri. Ecco, Roberto, come ti dicevo all'inizio, io che ho avuto la fortuna di farla 2 volte, ripeto, per me è stata una fortuna, perché da appassionato di moto io proprio me la sono goduta, l'ho vissuta in una maniera speciale, eccetera. Ecco, quando avrai finito la 8 ore, ti chiamerò per farmi raccontare come l'hai vissuta tu, come l'hai vista, perché io credo che sia veramente una emozione grande, credo io. Sì, certo, sì, quello molto volentieri, e sono convinto che, diciamo, che quello che mi ha sempre motivato ad arrivare un giorno a farle è proprio questo, che l'emozione, come ero emozionato a Le Mans per la prima 24 ore che ho fatto nel 2018, e penso che questa possa emozionare ancora di più. Non so se sarò io a fare la partenza, ma in generale vivere un po' l'ambiente in tutta la settimana di gara, soprattutto in Giappone, dove alla fine è un po' la cosa sempre considerata un po' la patria della moto, no? Perché ci sono di quelle cose che a volte non ti immagini, anche delle officine, delle situazioni che non le valuteresti neanche, perché sembrano trasandate, sembrano andate, invece tirano fuori delle cose incredibili, e c'è molta molta passione. Infatti vediamo nell'insieme, che sia un marchio o l'altro, che tipo di moto fanno, quindi sarà bello, bello respirare, ecco, proprio un'aria di questo tipo, secondo me. Roberto, ricordami, perché io non me lo ricordo, e ricordaci insomma perché usi il numero 44. Ma guarda, il 4 è il mio numero portafortuna, il 4. Era nata la cosa semplicemente perché la prima moto che ho avuto con le marce è una Yamaha 80 nel 1988, quando avevo 8 anni, aveva i colori della moto Galois di Christian Sarron, la 500 di allora, certo. Che aveva il numero 4, e la moto era uguale, identica, con il numero 4. Di lì ho sempre usato quella fino agli 11-12 anni, e mi sono portato dietro il numero 4 sempre quando ho potuto, quando ovviamente non era possibile, dato che era un numero molto basso. Ho iniziato a inserire il 44, e di lì, dal campionato europeo al campionato mondiale, sono arrivato tutte le volte in cui ho potuto a tenermelo stretto, perché lo ritengo un po' un portafortuna, e ormai, ecco, ci sono affezionato per quello. Amiche, amici appassionati di moto e di moto mondiale,
e in questo caso di 8 ore di Suzuka, finisce qui la 171esima puntata di A Tutto Gas. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, ma soprattutto, come sempre, ringrazio il mio ospite Roberto Rolfo, che qui ha fatto anche il papà mentre faceva questo podcast, ha continuato a fare il papà, e quindi una carezza. È stato al bravissimo. Grazie. È stato bravissimo. In bocca al lupo, Roberto, ci sentiamo dopo la 8 ore di Suzuka. Grazie, ciao a tutti. Viva il lupo e grazie a te. Ciao a tutti. Ciao.